Buongiorno amici di YouTube, benvenuti ad una nuova Top 5 sempre qui sul canale del Blando Show. Oggi di cosa parliamo? Abbiamo parlato di recente degli aerei più grandi al mondo. Bene, oggi parliamo delle tratte dei treni più lunghe al mondo. Al numero 5 troviamo la tratta tra Vancouver e Toronto, 4.466 km di lunghezza. Si può prendere questo treno 3 giorni alla settimana. Pensate che il viaggio dura 85 ore. Al numero 4 troviamo la tratta tra Guarunzu e Urumqi. Al numero 4 troviamo la tratta tra Guarunzu e Urumqi in Cina. La frequenza è giornaliera di questo treno, parte ogni giorno, ben 4.684 km di lunghezza. Per percorrere questo viaggio si impiega 49 ore. Al numero 3, sempre in Cina, il viaggio tra Shanghai e Yinying, 4.742 km di lunghezza. Giornaliero anche in questo caso, il viaggio dura 55 ore. Al numero 2 troviamo di nuovo Guangzhou, di cui abbiamo parlato prima, in questo caso Guangzhou Lhasa, sempre in Cina, lunghezza 4.980 km. Anche in questo caso giornaliero, per completare il viaggio 54 ore. Ma al numero 1 dei tratti più lunghi per treni al mondo troviamo in Russia il viaggio da Mosca a Vladivostok. Ma al numero 1 delle tratte più lunghe al mondo troviamo il viaggio tra Mosca e Vladivostok. Scusate la mia pronuncia, lo so, fa schifo. Treno che parte ogni giorno per un viaggio di 9.300 km. Pensate che per completare il viaggio si impiegano 140 ore in media, tra i 6 e gli 8 giorni. Secondo voi quante fermate ha questa tratta? 10, 20, 30, no, ancora di più, 58 fermate. Voi cosa ne pensate? Qual è la tratta più lunga che abbiate mai fatto in treno? Magari in un Interrail per il diploma? Dove siete andati? Quali sono i posti che avete visto? Scriveteci la vostra top 5 delle tratte più lunghe che avete mai fatto. Consigliateci qualche top 5 che volete vedere in futuro. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi magari al canale del Blando Show per molte altre top 5. Ciao a tutti!